Regio è sicuramente la personaggio che ha avuto l'evoluzione più profonda all'interno dei libri e della serie di Game of Thrones. È un personaggio estremamente complicato dal punto di vista dell'evoluzione, anche se il suo personaggio all'inizio delle serie e libri è un personaggio estremamente arrogante e superficiale, tanto che si è guadagnato l'odio di molti fan. Tuttavia, nel corso appunto della saga, subirà una netta evoluzione che lo trasformerà in un personaggio servile e remissivo. Questa è la storia mai narrata. Il titolo di Inetto non l'ho messo a caso perché Tion mi ricorda molto con i personaggi della letteratura, come il personaggio di Svevo, ad esempio, poiché la sua più grande caratteristica è quella di volere qualcosa dalla vita che non può ottenere con i suoi mezzi, poiché è sempre, come dire, non vuole qualcosa nella vita ma non sa come ottenerlo. Inoltre, ritorna molto spesso sulle sue decisioni passate, compiangendo le conseguenze quando le cose ormai si sono fatte. E successivamente diventa anche servile e remissivo, in modo tale da essere considerato quasi una persona non umana, come nel caso quando viene, diciamo, preso in ostaggio da Ramsay Bolton, e diventa un personaggio veramente remissivo. Comunque vorrei partire definendo principalmente il personaggio di Tyrion partendo dalla sua, appunto, infanzia. Lui è il figlio di Balon Greyjoy, il Lord delle Isole di Ferro, quindi un titolo molto prestigioso che però gli viene tolto quando Ned Stark tenta di assaltare le Isole di Ferro. Balon Greyjoy, per evitare la fine, affida a Ned come ostaggio il suo ultimo figlio, appunto Tion, e Ned lo porterà a Grande Inverno come ostaggio, anche se nel corso appunto degli anni lo verranno a considerare quasi come suo figlio, come a sua volta Tion lo considera quasi come un suo secondo padre. Crescerà con i figli degli Stark e soprattutto avrà un'amicizia profonda con Rob, di cui diventerà lo scudiero e successivamente il suo migliore amico, mentre detesterà quasi tutti gli altri Stark, particolarmente Jon Snow, che, di cui è invidioso del rapporto che ha con Rob. E questo è veramente, diciamo, la sua caratteristica peggiore, l'invidia e la superficialità. Infatti, all'interno della prima serie lo vediamo come un personaggio molto superficiale, donnaiolo, anche se è descritto come un personaggio soprattutto nei libri di bell'aspetto. Al bell'aspetto però non corrispondono i buoni sentimenti o comunque dei sentimenti profondi, in quanto è molto ma molto superficiale all'interno soprattutto della prima serie. La sua personalità di Netto la si evince particolarmente all'interno della seconda stagione, quando dice a Robb Stark di poter andare alle Isole di Ferro per chiedere aiuto a suo padre nella campagna di Robb contro i Lannister. Tuttavia, andando alle Isole di Ferro, dopo essere stato umiliato dalla sorella, viene ripreso dal padre che gli comanda di essere il degno figlio dei Greyjoy e di darsi da fare e di razziare il Nord, poiché i Greyjoy è quello che fanno, loro non seminano, razziano e basta per appunto tutto il Nord. E allora Tion ha un momento chiave nel quale vorrebbe avvertire Rob di quello che sta succedendo, e infatti gli scrive una lettera, però poi la brucia subito, poiché non se la sente di tradire il padre, cioè lui preferisce tradire il suo migliore amico con cui ha condiviso anni e anni e anni, e che sinceramente gli vuole bene, piuttosto che suo padre, che lo disprezza nel modo più totale e che non lo considererà mai come il re delle Isole di Ferro. Tion sceglie appunto di servire il padre e viene mandato a razziare il Nord. Tuttavia, la cosa più incredibile è che va a razziare proprio Grande Inverno, la dimora che lo aveva ospitato cioè in passato, dove Ned Stark l'aveva preso sotto la sua protezione, andando a uccidere, questa cosa mi ha veramente fatto dannare la danna, uccidendo Ser Roderick, che lo aveva addestrato per tutta la vita. Tion non riesce a imporsi come comandante sui suoi uomini, i suoi uomini fanno di lui quello che vogliono, e non riesce a imporsi e a evitare appunto che il suo vecchio maestro d'armi viene ucciso. Addirittura arriva a bruciare due bambini di una fattoria, facendoli passare per Bran e Rickon Stark, solamente per incutere terrore all'interno di Grande Inverno, su appunto istigazione dei suoi uomini, poiché Tion normalmente non avrebbe mai fatto una roba del genere, ma appunto, essendo un inetto, essendo istigato dai suoi uomini, non può fare altro. Il passaggio chiave della sua evoluzione avviene quando viene catturato da Ramsay Bolton di Forte Terrore, il bastardo di Roose Bolton.
Questa prova metterà veramente, veramente Tion in un processo di evoluzione che, oppure potremmo anche dire disevoluzione, poiché sì, diventa, come dire, la sua arroganza svanisce del tutto come la sua spavalderia, ma al tempo stesso si trasforma in una persona quasi non umana, poiché gli toglie qualsiasi istinto di aggressività e lo fa diventare praticamente un pupazzo al servizio di Ramsay, appunto denominandolo Rick. Non è più Theon Greyjoy, ma Rick, come il vecchio servitore di Ramsay, di cui sicuramente farò un video su Ramsay perché è uno dei miei personaggi, se non il personaggio preferito all'interno di Game of Thrones. Dovevo farci assolutamente un video. In ogni caso, Theon subisce appunto varie amputazioni per colpa di Ramsay, cioè gli vengono tagliate le dita, alcune anche le dita dei piedi e molto probabilmente, anche se non viene esplicitamente riferito, Ramsay lo evira, quindi perde totalmente tutta la sua voglia di essere un donnaiolo, di essere arrogante e non può più tirare l'arco appunto perché perde alcune dita che diventano completamente marce. E nei libri viene descritto come uno zoppo perché gli appunto amputa anche alcune dita dei piedi. Quindi diventa un personaggio molto molto, se vogliamo, grottesco e al servizio totale e completamente soggiogato dalla figura di Ramsay che lo usa in modi diversi. Lo usa per inseguire le sue ragazze quando va a caccia, lo usa per fargli il bagno, lo usa addirittura per spronare ad arrendersi alcuni uomini delle isole di ferro nella campagna dei Bolton per sottomettere tutto il nord. E nonostante gli uomini si arrendono, Ramsay li scuoia, vabbè, ma questo è il classico metodo di Ramsay. E quindi Theon è completamente in questa fase sottomesso alla figura di Ramsay. E inoltre non fa assolutamente niente quando Sansa Stark avverrà a Grande Inverno come sposa di Ramsay per proteggerla in qualche modo. Anzi, va a riferire a Ramsay che è diciamo, viene sottotrama un complotto per liberare Sansa Stark. Glielo va a riferire e Ramsay sventa il complotto in maniera molto rapida e decisa. Quindi, se vogliamo, Tion non riesce a ricordare neppure il rapporto che aveva con gli Stark, non riesce a ricordare più niente, è completamente un parassita al servizio di Ramsay. Il secondo sprazzo di evoluzione grandiosa di Theon Greyjoy si ha quando Miranda, la serva appunto nonché l'amante di Ramsay, attenta alla vita di Sansa con l'arco e Theon la scaraventa giù dal parapetto. Nel corso della serie ha avuto degli sprazzi di una certa evoluzione verso un nuovo Theon Greyjoy, un Theon più altruista se vogliamo, poiché per tutta la sua vita si è reso conto di essere stato un personaggio, un traditore e un inetto, un basso individuo, sia dal punto fisico, vista fisico che psicologico. E appunto salva la vita di Sansa, uccidendo appunto quella che voleva assassinarla, e scappando verso appunto la barriera, affidando successivamente a Brienne e a Podrick. Successivamente ritorna alle Isole di Ferro. Quando appunto arriva alle Isole di Ferro, sua sorella Yara gli fa dimostrare il suo disprezzo verso di lui, poiché era andata a salvarlo in una stagione precedente, nella quarta, mi pare. Però Tion, appunto, essendo completamente remissivo e completamente soggiogato dalla figura di Ramsay, si era rifiutato di farsi salvare. Tuttavia, Tion gli confida di essere mortificato e di non volere assolutamente il trono delle Isole di Ferro, ma poiché Balon Greyjoy è stato buttato giù dal ponticello dal buon Euron Greyjoy. E non vuole assolutamente il trono, anzi, vorrebbe aiutare la sorella a ottenerlo. Questo dimostra il fatto che Tion non ha più alcuna ambizione e alcuna più arroganza soprattutto, che lo rende un personaggio, sì, se vogliamo positivo, ma ancora molto remissivo, molto, come dire, soggiogato dalla sua stessa mente, poiché ha passato torture inimmaginabili, e questo si può capire, poiché se una persona viene torturata, irrimediabilmente la sua mente ne risente per tutta la durata della sua vita. Quindi Tion cerca appunto di aiutare Yara a ottenere il trono delle Isole di Ferro, tuttavia Euron Greyjoy riesce a convincere gli uomini di ferro che lui è il vero erede delle Isole di Ferro. E quindi Tion insieme a Yara è costretto a partire per non essere, diciamo, come dire, soggiogato dal buon Euron Greyjoy. E parte per Meereen dove vi è Daenerys Targaryen e Yara offre appunto a Daenerys un'alleanza con loro per poter sconfiggere lo zio Euron e per conquistare il trono di spade.
Tyrion Lannister, che aveva conosciuto Theon nella prima stagione, gli rammenta come lui era una persona inetta e inutile per tutta la sua vita, ma che può in questo momento riscattarsi aiutando appunto la sua sorella e comunque Daenerys nella guerra. E sono curioso di sapere come andrà a finire la storia di Theon Greyjoy e se veramente riuscirà a fare un atto che lo distinguerà come una persona nuova, una persona che per tutta la vita ha rifiutato di essere, che avrebbe voluto essere una persona altruista, ma non poteva per determinate circostanze, se vogliamo sociali o comunque per questo complesso di essere l'erede mai voluto di Balon Greyjoy, per questo complesso di autostima che aveva, poiché la sua arroganza spregiudicata nascondeva una grande insicurezza, una grandissima sicurezza, e sono veramente curioso di sapere come andrà a finire il destino del buon Theon. Sono veramente curioso. Ok, coglione, mi sono stancato della tua prolissia, della tua definizione, delle tue prolegomeni inutili. Io voglio dirti che Theon Greyjoy è veramente un personaggio di merda, poiché ha tradito la sorella, ha tradito il suo migliore amico, ha tradito tutti quanti quelli che conosceva solamente per dimostrare qualcosa che non aveva. Non è un personaggio meritevole di tale video. Smettila, smettila di fare sti video! Taci, scusatelo, ma a 700 anni e con l'età diventa sempre più acido. Cosa altro c'è da dire su Theon Greyjoy? Credo che la sua evoluzione sia una delle più grandi avvenute all'interno della serie di Game of Thrones. E non vedo l'ora di finire, come ho già detto in una precedente parte, di come potrebbe andare a finire la sua storia. Penso che potrei avere davvero una parte non mica da ridere all'interno dell'ultima battaglia che si prospetta nella settima stagione. Ci siamo finalmente, ragazzi, non sto più nella pelle, e non sta più nella pelle neanche Ben, infatti è diventato uno scheletro, ma dettagli. Quindi io direi che per questo video è tutto, ci rivediamo all'analisi del prossimo personaggio, e da Seth è tutto, e appunto anche da Ben vi saluta ma è incazzato per Theon, ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!